Dunque, siamo in diretta 19:46. Buonasera. Istria Oggi, notiziario dell'Istria in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, in studio Massimo Bonella. Roma, giovedì 15 si è tenuto un incontro fra il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremol e il direttore della società di studi fiumani a Roma, Marino Micic. Nel colloquio si è proceduto a sintetizzare i risultati raggiunti nell'ambito del progetto Memoria, il dramma del confine orientale italiano fra Foibe e Esodo, grazie al quale alcune scolaresche romane e le massime autorità capitoline hanno visitato i territori della comunità nazionale italiana. Nel prosieguo dell'incontro è stata valutata la possibilità di ulteriori rapporti di collaborazione fra la Società di Studi Fiumani e l'Unione Italiana con lo sviluppo di progetti in comune con le comunità degli italiani e il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. La visita del Presidente della Giunta Esecutiva a Roma si è conclusa con la visita dell'Archivio Museo Storico di Fiume. E da capitale a capitale ci spostiamo a Lubiana, dunque siglato il trattato Italia-Slovenia. È stato definitivamente approvato dopo la ratifica dei parlamenti di entrambi i paesi l'accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia. L'accordo, che prevede la cooperazione dei due stati, è fondamentale per la tutela del patrimonio culturale e linguistico delle rispettive minoranze presenti nei due paesi, rappresentando un'occasione di sviluppo per la comunità nazionale degli italiani. Pola. Sabato 17, presso la comunità degli italiani di Pola, si è tenuto il concerto del congiunto del coro misto della comunità degli italiani di Dignano e il coro femminile della SAC Lino Mariani di Pola, entrambi diretti da Orietta Sverco, accompagnato dalle musiche dell'orchestra mandolinistica della SAC Lino Mariani di Pola. La serata, organizzata per festeggiare la ultradecennale collaborazione fra la direttrice e i due cori, è stata presentata dalla direttrice della SAC di Pola, Loretta Godigna, e il segretario della stessa, Vito Pauletic, e si è conclusa con l'esibizione congiunta dei due cori. Alle 19:48, questa è Radio Saius TV, state ascoltando il notiziario Istria Oggi. Andiamo con un'altra notizia, abbiamo tempo ancora per un'altra flash. Dunque ci spostiamo a Trieste, venerdì 23 marzo alle ore 10 presso l'Aula Magna del campus universitario di Piazzale Europa si terrà la presentazione di Giornata delle Porte Aperte, manifestazione organizzata dall'Unione Italiana come servizio di orientamento per gli studenti dell'SMSI. Durante la giornata, dopo i saluti del delegato, del rettore per l'orientamento dell'Università di Trieste, professoressa Donata Bianelli, del presidente dell'UPT Maria Cristina Benussi e del presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremol, gli studenti avranno modo di valutare l'offerta formativa dell'UNIT e le agevolazioni fornite dall'ERDISU e visiteranno i laboratori DNEO. Vi ricordiamo l'appuntamento su Radio Rai ogni mercoledì alle ore 16 nella trasmissione Sconfinamenti sulla frequenza in onda media AM936 e in streaming su www.sedefvg.rai.it con l'Unione Italiana per l'approfondimento dell'attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Sconfinamenti è disponibile anche in podcast dove è possibile riascoltare e scaricare tutte le trasmissioni andate in onda dal 1 gennaio di quest'anno e potete andare poi sul link specifico. Dunque, vi ricordo che oggi c'era come ospite alle ore 16
nell'ora della Venezia Giulia, appunto, Maurizio Tremul, che è appunto il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Bene, sono le 19.51, termina qui il notiziario dell'Istria, andato in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. In studio Massimo Bonella, ringrazio per l'assistenza alla regia Ugo Moreno. Questa sera di turno vedo che c'è Modena. Vi ricordo che questa trasmissione informativa va in onda in replica tutti i giorni, escluso il martedì. Poi la nuova edizione si passa a mercoledì prossimo. Grazie per averci seguito. Buonasera.